quindi venite, visitate. Buongiorno a tutti, saluto con calore e gratitudine tutti voi che siete intervenuti al nostro forum sull'educazione in occasione della celebrazione del 90° anniversario di fondazione del nostro istituto. Saluto le autorità civili e militari presenti, in particolare il sindaco di Figline Incisa Giulia Mugnai, che ci ospita, come è stato detto, e ha patrocinato la nostra iniziativa. Un ringraziamento davvero speciale va al ministro Stefania Giannini, che tra poco sarà presente con noi per partecipare alla nostra riflessione. La sua presenza sottolinea, credo con forza, l'importanza di questi 90 anni di scuola, del livello sempre alto dell'insegnamento che vi è stato impartito e del contributo civile che l'Istituto Marsilio Ficino ha dato al nostro territorio e anche oltre, contributo difficilmente calcolabile, ma che è stato davvero grande e significativo. Questo istituto compie 90 anni e lo fa non solo con una festa per tutti, ma anche con un momento importante in cui si può riflettere sul tema della scuola e dell'educazione. Questo istituto ha tutta la titolarità per poterci portare a discutere, perché da 90 anni sul nostro territorio è garanzia di formazione di intere generazioni. Tanti figlinesi negli anni hanno scelto questo istituto per formare la propria coscienza o quella dei propri figli, segno che qui dentro hanno inteso di trovare un livello di istruzione alto e sicuramente un'opportunità per i loro figli o per loro stessi di crescita vera, un modo per diventare adulti, un modo per diventare cittadini, un modo per costruire il futuro di una comunità. Il primo grazie va ai frati, dobbiamo essere molto sicuri. A Figline questa è la scuola dei frati. L'hanno portata avanti in maniera molto generosa, molto bella, per 90 anni, fino ad oggi. Ancora oggi insegna, ancora oggi ci ospitano, spero che continueranno a ospitarci a lui, a lui. Bello. Tanto è stato fatto, credo che molti ex alunni hanno il cuore colmo di riconoscenza per quanto qui hanno imparato, appreso non solo di nozioni, ma di vita. Metà militante. Signor Ministro, venire a visitare una scuola che ha 90 anni di vita è sicuramente una bella soddisfazione. È la testimonianza che proprio una scuola come questa, che è stata creata per dare un senso alla comunità che l'ha prodotta 90 anni fa, la scuola è veramente il centro di quello che noi di più prezioso possiamo fare. Comunque lunga vita a un istituto come quello che sta visitando oggi e dal quale sono usciti tantissimi cittadini. Lunga vita alla scuola. Questo campo è un consiglio della scuola di dire. Quelle cose mostruose. 200 circa 5 centine e l'incunabolo. 205 centine? Sì. Sì. E l'incunabolo è 1481, il commento alla Divina Commedia di Cristoforo Landino, fatto fare proprio da Lorenzo il Magnifico. Certo. Quindi l'edizione che fu fatta proprio sì, per occasione. Sono tutti dialoghi, immagino, sì, no? Sì, sì, abbiamo varie opere di Marsilio Ficino del Cinquecento. Certo, originario di Cittini e Valdari. Infatti la scuola è intitolata, no? Lui, certo. Sì. Questo per le scienze, la chimica, cioè, quindi sono le anche si spostano. Cioè, gli si devono dare strumenti che siano anche visibili.
Adesso capisco che è la festa che celebra 90 anni di una scuola che è il centro della comunità e mi pare che lo stiate dimostrando. Io vorrei dire poche cose che non parlino né di riforme né di politiche, ma di una missione culturale e di una passione per l'istruzione e per lo studio. Tra poco, cittadini maturi e adulti, questa scuola, questo modello di scuola è ancora adeguato a prepararli per la vita. Io credo che perché la scuola del terzo millennio prepari ancora sempre più cittadini consapevoli, maturi, cioè non solo istruisca, ma sia disposta e capace di formare, non solo formi, ma sia disposta e capace di educare, questi sono i tre livelli su cui la scuola oggi come ieri deve muoversi. La scuola non deve essere seduttiva, la scuola deve essere persuasiva, perché la seduzione è timida e la persuasione è assolutamente per l'impegno di una vita. E allora quel modello basato sulla conoscenza, a quel modello che ha nei due indirizzi teorici importanti che la tradizione ci riconosce e che il mondo ci riconosce ancora come eccellenza, i licei per intenderci, noi dobbiamo avere la capacità, il coraggio e l'ambizione di integrare un altro tipo di modello che non lo sostituisca ma che arricchisca la scuola di oggi. Noi dobbiamo avere l'umiltà, ce l'abbiamo, ma anche voi dovete avere, credo, la consapevolezza che è un'occasione straordinaria di far sì che la scuola del Novecento, come alcuni istituti scolastici, questo che oggi celebra, quest'anno celebra i 90 anni, è una scuola che dobbiamo potenziare arricchendola, rinnovandola e dando nuove responsabilità, nuovi obiettivi a tutti noi, a partire da chi governa, a partire da chi insegna. Ragazzi, non vi distraete, a partire da chi impara, perché l'esame qua ce l'avete, dopo non dal palcoscenico vi dirò quali sono le prove della prossima maturità, che è il vero motivo per cui mi hanno invitato, diciamo la verità.